Il comune di Teramo e la Teramo Ambiente, nella nuova veste pubblica, hanno avviato un percorso di progressiva ridefinizione del ruolo del centro di raccolta rifiuti di Contrada Carapollo, da luogo in cui dei materiali chiamati rifiuti finiscono e terminano la loro vita utile a Cittadella del Riciclo, dalla quale piuttosto nuove risorse iniziano una nuova vita. Non più un sito grigio legato al rifiuto, ma un luogo dove i colori della differenziata richiamano la filiera dell'economia circolare e la sostenibilità ambientale, con fiori e piante, con un info point per un più ampio rapporto con gli utenti, che vada oltre il semplice conferimento. Un altro tassello verso la riqualificazione complessiva del sistema impiantistico di Carapollo. Io comincerei a chiamarlo così, sistema impiantistico, perché l'obiettivo, anche attraverso la partecipazione a bandi del PNRR, è proprio quello di realizzare una cittadella dell'economia circolare proprio a Teramo, con una centralità impiantistica che è strettamente legata anche alla strategia che abbiamo messo in campo nel dialogo con il MOTE. Quindi anche la scelta di qualche giorno fa di sottoscrivere il protocollo d'intesa con la volontà da parte del Comune e della Team di avviare il percorso di integrazione, come prevede la legge regionale, tra Team e MOTE, è finalizzata proprio a questo. L'obiettivo di diventare un punto di riferimento dell'intera provincia, in fondo è stato anche l'obiettivo centrale, la vera scelta di prospettiva della trasformazione in house di Team. La parola giusta a usare è il riciclo. Oggi non c'è più la differenza sostanziale che c'era prima. Perché? Perché si cerca in tutti i modi di utilizzare la differenziata affinché si creino nuove materie prime che possono poi servire alle industrie a costi bassissimi, è questo a cui si deve pensare. Noi qui con il PNR non abbiamo pensato solo all'impianto di biodigestione, ma c'è anche il centro del riuso e il centro del riciclo. Centro del riciclo perché? Perché noi dobbiamo cercare di dare un senso a quella che è la raccolta differenziata e attraverso tutta questa attività che stiamo svolgendo, che speriamo di implementare attraverso il PNR col centro del riuso, riusciamo a creare un vero e proprio percorso virtuoso. Infatti abbiamo iniziato con la segnaletica, abbiamo iniziato con l'attività di ricezione che prima era diversa. Oggi abbiamo cercato di mettere più persone a servizio dei cittadini perché lo meritano. La Tari è costosa, quindi almeno dare un servizio ottimale è il minimo che possiamo fare.